Ancora una volta il mio pensiero va all'amato popolo ucraino. Purtroppo la situazione sta peggiorando e si aggrava la contrapposizione tra le parti. Preghiamo anzitutto per le vittime, da cui moltissimi civili, e per le loro famiglie, e chiediamo al Signore che cessi al più presto questa orribile violenza fratricida. Rinnovo l'accorato appello affinché si faccia ogni sforzo, anche a livello internazionale, per la ripresa del dialogo, unica via possibile, per riportare la pace e la concordia in quella martoriata terra. Fratelli e sorelle, quando io sento le parole vittoria o sconfitta, ma sento un grande dolore, una grande tristezza nel cuore. Non sono parole giuste. L'unica parola giusta è pace. Questa è l'unica parola giusta. Io penso a voi, fratelli e sorelle ucraini, ma pensate, questa è una guerra fra cristiani. Voi tutti avete lo stesso battesimo, state lottando fra cristiani. Pensate a questo scandalo. E preghiamo tutti, perché la preghiera è la nostra protesta davanti a Dio in tempo di guerra.